Buonasera a tutti, benvenuti. Sono molto felice di questo colpo d'occhio, perché stando qui vedo che siete numerosi e dal silenzio con cui avete atteso il momento percepite che deve essere una serata sacra quasi, perché siete più zitti che quando aspettate la messa. È un buon segno. Questa sera io credo davvero, guardate, per non so quanto tempo nella mia vita ho sognato di incontrare un giorno la signora che questa sera ci intratterrà. Poi, prima di questo inverno, cos'era? A ottobre forse, dell'anno scorso, mi chiamano con il fiatone e mi dicono: Don Armando, venga a San Francesco, venga. Come faccio? Adesso sto facendo. Venga, perché c'è Pinin Brambilla. No, non è possibile. Vado, era là, tranquilla, che gironzolava per la chiesa, guardava, osservava. Era in compagnia dell'architetto Mariani e da lì è nato il desiderio, subito combinato al volo, di una serata che vogliamo fare qui per il motivo che adesso vi spiego. Dunque, Leonardo aveva completato il suo cenacolo a Santa Maria delle Grazie, nel convento dei Domenicani. Passano pochi anni, deve essere passato da lì, questo me lo invento io, Andrea da Milano, e guardando questa meraviglia, con occhio probabilmente critico, si preoccupò e disse: ma cos'è che c'è? Questo l'ha dipinto 20 anni fa, 25 anni fa, e già ci sono dei segni di degrado preoccupante. Deve aver pensato: devo provvedere, ne farò una copia in 3D, diremmo oggi, per il santuario di Saronno. E qui sulla cappella per voi di sinistra c'è, diciamo così, una copia tridimensionale, cioè fatta con statue, con sculture, del cenacolo di Leonardo. La posizione, la sorpresa, l'attimo è lo stesso. Chi di voi mi tradirà? Caro Andrea da Milano, tu hai fatto proprio bene a fare questa copia, diciamo così, che l'ha finita praticamente 30 anni dopo che Leonardo aveva fatto il cenacolo famoso, perché tu non potevi immaginare che 500 anni dopo sarebbe andata a mettere il suo occhio, le sue mani, il suo cuore su quel dipinto di Leonardo. Non potevi immaginare che sarebbe arrivata Pinin Brambilla a Barcellona. Se l'avessi saputo, forse non ti saresti neppure preoccupato di fare una copia e noi oggi non avremmo avuto questa bellissima realtà. Meno male che non lo sapevi, ma meno male che poi è arrivata lei. E beh, effettivamente, quando ci penso, non so adesso quanti voi lo sapete, quanti anni o quanto tempo lavorò Leonardo. Lei ci ha lavorato 22 anni, un pochettino suo è il cenacolo. Dunque, dovete sapere che è appena uscito un volume, Pinin Brambilla Barcellona, la mia vita con Leonardo. È affascinante. Io ve lo posso dire perché l'ho letto in cinese. Vede se esagero. No, scherzo, ma è appena stato tradotto in cinese e oltretutto questa sera fra di noi abbiamo anche la traduttrice di questo meraviglioso volume
di Pininbrambilla in cinese. Vedete che davvero stiamo iniziando una serata rara. Io ringrazio tutti, ringrazio anzitutto ovviamente la signora, ringrazio l'architetto Mariani che ha organizzato tutto questo e chi con lui ha collaborato, e vi lascio la parola. Io volevo fare delle note introduttive alla serata, già molto ha anticipato Monsignor Cattaneo. In previsione delle celebrazioni del quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci, che cadrà nel 2019, in questi mesi è aperta al Castello Sforzesco di Milano la mostra Archeologia del Cenacolo, ricostruzioni e fortuna dell'icona leonardesca, disegni, incisioni, fotografie, curata da Pietro Marani e Giovanna Mori. È una mostra che si propone di indagare la fortuna iconografica del Cenacolo di Leonardo attraverso le copie che furono fatte nel corso dei secoli in incisioni e fotografie. Peraltro vi era già stata una mostra in precedenza dal titolo Il Cenacolo in Accademia di Brera, artisti a confronto, curata da Dario Trento nel 2010, e in quell'occasione erano state esposte anche le celebri stampe al carbone della ditta Brown, riproducenti le teste di otto apostoli. Come per l'iniziativa milanese in corso, anche noi iniziamo sin da ora a proporre qualche riflessione sul Cenacolo e su Leonardo, a partire dalle problematiche appunto del suo celebre restauro. Se nel 1498 Fra Luca Pacioli ha parole di ammirazione e stupore per l'ultima cena, e sappiamo quanto i frati di Santa Maria delle Grazie fossero assediati dalle richieste di quanti volevano vedere il capolavoro nel loro refettorio, in realtà già nel 1517 Antonio de Beatis si rammaricava perché l'umidità del muro lo danneggiava. Anche Giorgio Vasari, pochi anni dopo, scriveva, cito, «è tanto male condotto che non si scorge più se non una macchia abbagliata». Il 1498, e qui incominciano le similitudini con Saronno, è ricordato, è appunto la data di fondazione dell'impianto rinascimentale di questo santuario, data che trovate sul portale che ora conduce nel chiostro alla vostra sinistra, ma che in origine era con tutta probabilità il portale d'ingresso al santuario prima dell'ampliamento, più o meno a quella posizione. Nel catalogo della mostra che abbiamo appena citato, in corso al castello, Pietro Marani così commenta il Cenacolo. Apparve come un'opera totalmente nuova, che scardinava i principi dell'iconografia tradizionale. Era monumentale, con le figure di Cristo e degli Apostoli più grandi del naturale. La scena era inserita in una prospettiva dipinta che non solo sembrava prolungare la stanza reale nello spazio illusorio e conferiva una profondità apparente, ma che faceva anche in modo che i personaggi sembrassero appartenere allo spazio fisico del refettorio, proiettandoli al di qua della parete e facendoli partecipare delle azioni che si svolgevano nella sala. La novità di questa straordinaria opera fu subito compresa dagli artisti contemporanei, al punto che fu ben presto riprodotta in copie su tavolo tela, come quelle di Marco Doggiono, quelle di Cesare Magni e di Boltraffio, completata forse da Gianpietrino, quella del Vespino, voluta dal cardinal Federico Borromeo, fino a quella ottocentesca di Giuseppe Bossi. Quest'ultimo, già segretario dell'Accademia di Belle Arti di Brera, nel 1807 aveva accettato ufficialmente l'incarico offertogli dal viceré Eugenio di Beauharnais di eseguire una copia pittorica in grandezza naturale. La realizzazione della copia fu contestualmente accompagnata da un esemplare studio critico ad opera dello stesso Bossi, dedicato alle derivazioni non solo pittoriche del capolavoro vinciano. Nei lunghi mesi trascorsi da Bossi davanti all'originale che andava copiando, il pittore ebbe modo di constatare quanto l'originale è perito quasi interamente. Queste sono le parole di Bossi. Sempre nelle memorie di Bossi, curate da Chiara Ninci, apprendiamo che l'artista aveva accompagnato il grande Canova proprio qui, in santuario, a vedere le belle cose di Bernardino.
Ovviamente si riferiva agli affreschi di Luini che sono dietro di noi e che alla fine vi invito di ammirare, che sono stati recentemente illuminati, del resto come tutta la Chiesa, da un nuovo sistema attuato pochi anni fa per una migliore fruizione. Ma Bossi ammirerà e studierà qui in santuario anche l'opera plastica di Andrea da Corbetta, come viene ricordato adesso, il nostro cenacolo che sta nella cappella alla vostra sinistra, cioè qui sotto il Tiburio. In occasione del prestito di quest'opera alla mostra Il genio e le passioni, Leonardo e il cenacolo, precedenti innovazioni, riflessi di un capolavoro tenutesi nel 2001 a Palazzo Reale a Milano, sempre a cura di Pietro Marani, Marco Rossi scrive nella scheda di catalogo: l'importante gruppo ligneo di 13 statue costituisce una delle più significative copie del cenacolo di Leonardo, tradotto in una tecnica particolarmente diffusa nel Rinascimento lombardo e capace di trasmettere una forte carica emotiva, come dimostra in modo assolutamente peculiare il complesso figurativo del santuario di Saronno, dominato da una profonda teatrale unità di architettura, scultura e decorazione a fresco. In seguito il nostro cenacolo fu esposto anche ad Ancona nel 2011-12 in una mostra dal titolo Alla mensa del Signore, capolavori dell'arte europea tra Raffaello e Tiepolo. Andrea da Corbetta, e non più da Saronno o da Milano, riceve nel 1531 l'incarico di eseguire le 13 statue, un agnello, 3 vasi e 15 pani per la tavola, arricchita inoltre di 12 bicchieri, 3 oliere, 3 salini, oggetti, quest'ultimi ormai dispersi. La volta della cappella, dove lo vediamo ancora oggi, fu affrescata da Bernardino Luini e decorata da Alberto da Lodi, lo stesso artista che aveva appunto dipinto le 13 sculture. Le pareti erano invece state realizzate da Cesare Magni, un altro pittore, essendo morto Luini, decorazioni poi perse quando nel 1596 si decise l'allungamento della cappella. 2 anni dopo adornano e completano il cenacolo le tele di Camillo Procaccini, con i servitori della cena sullo sfondo, l'orazione dell'orto, la cattura di Cristo e le pareti laterali. Sempre Rossi scrive nel catalogo: l'assetto figurativo veniva così completato in una profonda unità tra le arti, che sulla scia del Sacromonte di Varallo, ma anche di numerose cappelle diffuse nelle chiese, preferibilmente con scene della Passione, favoriva un forte coinvolgimento affettivo dei fedeli e un'immedesimazione con i misteri del Cristo, analoga a quella suscitata dalle sacre rappresentazioni. Anche il nostro cenacolo ha subito vari interventi nei secoli, ma è grazie a un importante restauro degli anni 94-96, condotto da Carola Ciprandi, che è qui in sala e saluto, sotto la direzione sempre di Pietro Marani, che siamo oggi in grado di cogliere appieno l'eleganza classicista ispirata al Bambaia e l'intenso patetismo delle statue e lignee di Andrea da Corbetta, grazie anche al recupero di molta parte delle raffinate decorazioni e delle dorature eseguite da Alberto da Lodi, che contribuiscono a valorizzare i moti leonardeschi delle figure, con significativi spunti naturalistici nei volti e profonde sottolineature espressive. Inoltre le decorazioni possono anche suggerire alcune cromie originali dei panneggi allora visibili nel cenacolo di Leonardo, con un particolare gusto per i nodi e gli intrecci dorati di ispirazione vinciana, come per esempio in Matteo e Giacomo Maggiore. Quello che non è certa è ricostruibile l'originale disposizione delle statue. Di fatto la trasposizione in scultura di Andrea da Corbetta è un atto fortemente interpretativo, inteso cioè a rendere l'opera di Leonardo consona al nuovo contesto del santuario di Saronno. Le varianti costituiscono infatti il segno della personalità di Andrea, valorizzata dalle policromie di Alberto, e sembrano comunque sempre approfondire l'intensità drammatica dei moti dell'animo, in chiave emotiva e teatrale, come il volto più eretto e teso di Cristo, o più compiaciuto abbandono di Giovanni, che non pare nemmeno ascoltare l'irruente domanda di Pietro sull'identità del traditore. Questa straordinaria forza espressiva della trasposizione di Andrea, come ha notato Maria Teresa Fiorio, era maturata nello scultore grazie alla conoscenza non solo della pittura dei leonardeschi,
ma anche nel Gran Teatro Figurato dei Sacri Monti e in particolare quello di Gaudenzio Ferrari a Varallo. Ed è proprio Gaudenzio che dopo pochi anni da Andrea arriverà qui in santuario per creare l'armonioso connubio tra pittura, scultura e architettura nel Concerto degli Angeli che sta proprio sopra le nostre teste. Ma ora chiuda questa mia breve introduzione e vi lascio tornare al capolavoro leonardesco attraverso le parole della nostra ospite che col suo magistrale restauro ha saputo restituire, come ha avuto modo di dire lo storico dell'arte Giovanni Romano, non solo la raffinatezza cromatica, ma persino i moti mentali dei personaggi. Grazie. Ringrazio particolarmente il Monsignor Cattaneo, l'architetto Mariani, per avermi dato la possibilità di incontrarvi e parlarvi del lavoro di restauro del Cenacolo, un lavoro che è durato circa 20 anni. Il restauro, come tutti sappiamo, è un'operazione di soccorso. Sono interventi delicatissimi che richiedono calma, ponderazione, tempo per consulti, per confronti. Consulti naturalmente perché ogni lavoro di restauro, prima di iniziare a essere eseguito, deve avere una documentazione storica, cioè sapere che vicende in cui è stato coinvolto l'ambiente e anche il dipinto, poi un'analisi fotografica molto approfondita e delle analisi scientifiche. Quella del restauratore è ora di grande moda tra i giovani. Non è una professione facile, è una professione alla quale si dovrebbe arrivare dopo una lunga e faticosa preparazione. È un'attività che richiede un'alta qualificazione e un alto senso di responsabilità e aggiornamenti continui. Arrivata la mia dolce età, invece, considero soltanto che per me il lavoro di restauro è un lavoro di grande fascino. Di grande fascino perché chi lavora entra nello spirito dell'opera, ne capisce la poesia, i mezzi tecnici di cui si è avvalso l'artista per realizzare il suo pensiero. Operare dunque sul Cenacolo per me è stato un grandissimo privilegio, mi ritengo una persona particolarmente fortunata, ma è stata anche un'esperienza vincolata a una disciplina ferrea. Molte sono le difficoltà che incontravo generalmente. Per la scoperta della materia originale, sommerso da materiali incredibili che vanno dalle colle, delle dipinture, le vedremo più avanti, mi ha per me richiesto un impegno di lavoro abbastanza faticoso. Comunque, nonostante le difficoltà che giornalmente si incontravano, il restauro ci ha restituito acquisizioni importanti come l'intensità espressiva dei volti degli apostoli che ritenevamo completamente persi. Si sa, ne aveva già parlato l'architetto Mariani, che all'inizio del Cinquecento il dipinto cominciava a bastarsi. Un pittore del tempo scrisse che Leonardo non ha saputo, non ha voluto fare un affresco, dunque ha fatto un dipinto murale, una specie di olio, su una preparazione non adatta, e per quello, disse, la pittura è tutta rovinata. Difatti Leonardo dipinge tenendosi ai canoni della pittura da cavalletto praticamente. Ci sono differenze. Ecco, piuttosto notevoli, tra le lunette e il riquadro della cena vera e propria. Leonardo dipinge sulla parte alta, dipinge sul muro che era stato imbiancato e dipinge come querellando, dunque è molto diverso di quello che invece propone nel riquadro, dove ha una tecnica completamente diversa, usa
fa stendere sull'intonaco con una preparazione e sopra di essa comincia a stendere i colori, i pigmenti con una sbalorditiva sapienza. Se noi prendiamo in considerazione per esempio tutti gli azzurri degli abiti, ci rendiamo conto come lui non fa una cosa con l'altra, usa due stesure di colore sempre, ma completamente diversa. Vediamo per esempio, facciamo un accenno del, ecco, di questo Matteo, vediamo una stesura di azzurro sopra un bianco e quella più chiara sottostante, con una granulometria molto molto fine, molto grossa invece la granulometria di lapislazzoli, che rende il colore più profondo nella sua tonalità. Ecco, se noi vediamo Cristo invece, il manto del Cristo, è completamente diverso. Vediamo questa stratigrafia che abbiamo di lato, sopra la stesura di bianco c'è una stesura di azzurrite fine, altrettanto molto leggera anche il lapislazzoli, ci sono inglobati dei frammenti di lacca, che lo vedete questi più scure, puoi schiacciare, e che dà in definitiva all'azzurro dell'abito di Cristo un tono più violaceo. Questo per dirvi come cambia da un effetto, da un vestito all'altro. Soltanto Giuda, lui lo sacrifica, lo mortifica facendo un azzurrito il suo vestito e basta. Dunque già questo era condannato in partenza, perché non si è preoccupato di fare, di cercare una tonalità stendendo i colori in un modo diverso. Imprevedibili vicende storiche contribuirono spesso al degrado del dipinto. Noi vediamo che nel 600 abbiamo un'apertura della porta centrale, come questa porta che voi vedete era molto piccola. Nel 600, forse pensando che era già un poco consumato la parte inferiore del cenacolo perché c'era l'umidità di risalita, hanno allargato la porta, sono cadute naturalmente le gambe del Cristo degli apostoli che le stavano vicino. Andiamo avanti. Verso la fine del 700 c'è un accoltellamento delle truppe francesi. Per 3 anni il refettorio diventa una stalla. Sembra che Napoleone, quando arrivò a Milano a cavallo, si fermò davanti all'ambiente del cenacolo, entrò e si arrabbiò moltissimo perché la voce, non sentite? Oh, veramente. Si arrabbiò moltissimo perché si rese conto che avevano occupato tutto l'ambiente. Ordinò immediatamente che uscissero tutti i soldati, ma quello non le diedero molto retta perché continuarono a rimanere per 3 anni. Non soltanto, divenne poi anche un deposito di fieno e di paglia. Si arriva nell'Ottocento, che arrivano gli austriaci, che sembra abbiano avuto maggiore cura, diciamo, del cenacolo. Poi, per alterne vicende, arriviamo al tempo della guerra. C'è un bombardamento, cade una bomba del lato del cenacolo nel convento, cade la volta, la parete laterale. E questa è una fotografia dopo il bombardamento. Vedete dove c'è la parete del cenacolo, lì sotto c'era un traliccio, c'erano dei sacchi di sabbia che proteggevano un pochettino il dipinto, però rimane quasi 2 anni così all'aperto. Si può immaginare come abbia avuto questo ambiente, che disastro praticamente è successo. La prima verità sul dipinto fu pronunciata dopo che la scienza galileiana ebbe educato gli uomini all'osservazione dei fenomeni. Spetta dunque proprio al 600 l'identificazione della vera causa del guazzo del cenacolo. Nel 700 un padre del convento descrive questo fenomeno della condensa dell'umidità sulla parete e dice: in certe giornate in cui domina il scirocco,
vedersi steso su di essa pittura o l'umidità come se fosse più avvicinato sopra, onde non si potevano riconoscere le differenze fra le figure. Fino al 1945, quando si ricostruì l'ambiente, dopo il bombardamento, la situazione per secoli era la seguente. Sotto il pavimento di cotto non esisteva nessun sottosuolo, vi era un recipiente di terra sempre umida nella quale pescavano i muri perimetrali che rifornivano di in continuazione che rifornivano in continuazione l'umidità nell'ambiente. Bisogna anche immaginare che al tempo c'era la falda freatica anche molto alta. Comunque nel refettorio, quando c'era scirocco, l'aria calda trascinava con sé l'umidità sulla parte fredda, quella del cenacolo, stava a nord, e l'umido si addensava su di essa, si verificava il fenomeno descritto. Ora vediamo in questa breve particolare, ecco, vedete questo particolare, la situazione come avveniva. C'era l'umidità che entrava attraverso la cracolura della superficie, sollevava il colore, veniva vista anche la preparazione sottostante, ma in alcuni casi cadeva il colore e la preparazione si arrivava all'intonaco. E questa è la situazione di tutto il cenacolo. Noi ci troviamo davanti non a una superficie planare con tutto il dipinto, magari a braso, consumato, proprio mancante. Ci sono delle zone grandissime mancanti. Dunque, la perdita del dipinto è dovuta di più a un fenomeno di umidità che ha giocato su un fattore costituzionale, cioè come Leonardo ha usato la materia. La superficie all'inizio del nostro lavoro si presentava coperta da polvere, da fenditure, fenditure che occupavano tutta la superficie, le lacune, come vediamo questa di San Giacomo nella parte centrale, vedete, si è perso tanto la pittura che la preparazione emerge l'intonaco, la mancanza di adesione della pellicola pittorica al muro, avanti, e le sostanze sovrammesse. Per frenare la caduta del colore erano state estese anche delle stuccature, poi rivediamo. Vediamo questo delle fenditure. Questo è un grafico che ha riportato le fenditure che si notano sulla parete. Andiamo avanti. Ecco, si presentavano in questo modo. Naturalmente queste fenditure erano molto leggere o anche leggermente larghe e attraversavano tutta la parete, si segnalavano moltissimo. Queste sono dovute per lo più al bombardamento, dove il muro è, diciamo, oscillato ma non è caduto, perché soprattutto era imborsato con la parete laterale, e questo poi bisogna pensare che non era il momento della sua morte, così è arrivato fino a noi come una persona. Andiamo avanti. Ecco, su una superficie così scabra, così rotta, si vede l'aggancio, per esempio in questo caso, della polvere, ma anche di ragnatele, che era distribuito proprio all'inizio del nostro lavoro, c'erano ragnatele ovunque, e poi la polvere che sbiancavano. Qui lo vediamo, questo segno bianco che attraversa la fotografia e si posa sopra lo spessore della preparazione del colore e confina con le perdite. Dunque queste parti, diciamo, erano soggette a ricevere con facilità di più la materia. Se io con un pennello avessi tolto questo bianco, al di sotto trovavo un materiale scuro che erano dovuto a fissaggi antichi. Vediamo un po'.
Ecco, vediamo un particolare qui. Nella parte alta vediamo delle scaglie concave di colore dove nella parte più profonda si era depositato dello sporco e poi vediamo tutto questo nero che è nella parte mancante e che è dovuto a colle, stucchi, depositi proprio di polvere. Andiamo avanti. Ecco, questo invece lo si vede dovuto al restauro che ha fatto Pelliccioli, l'ultimo restauratore dopo la guerra. Vediamo queste zone luminose che sono dovute alla gomma lacca tecerata che lui ha usato insieme all'Istituto Centrale del Restauro per cercare di far agganciare il colore che stava per cadere. Poi ci sono stati anche tentativi di fermare il colore là dove cadeva, si vede lungo il braccio di questo Matteo. Sono stuccature molto approssimative, di una parte nero, di una parte grigio, come vedete, fatte da due restauratori, con ciò il colore andava a cadere lo stesso. C'erano, per esempio, questo non è finito, che noi scriviamo sulle pareti, ma anche nel 1924 il restauratore si sentì così importante di lasciare la sua firma, Oreste Silvestri 1924. E c'erano anche stuccature fatte a cera. La paura, il timore di perdere il dipinto era così sentito che se da una parte se ne facevano delle copie, dall'altra era logico che nella speranza di doverlo conservare i padri domenicani incaricassero il restauratore di loro fiducia. La più grave alterazione dovuta a due massicci interventi del Settecento che si possono dire di restituzione dell'immagine e hanno proprio il carattere di una vera e propria ridipintura. Vediamo qui. Venne chiamato nel 1726 questo restauratore Bellotti, era un esecutore poco abile e trasantato, sembra che abbia pulito tutta la superficie con dei solventi corrosivi, dunque immaginate che cosa possa aver fatto, poi la vernice tutto con l'olio. E lo vediamo in questo particolare, è il bordo della tovaglia. Noi vediamo che i frammenti più forti sono quelli rimasti da Leonardo, tutto il resto è stato restaurato e rifatto da questo restauratore, come vedete non c'è una riga esatta, ci sono degli uccelli affrontati ma però lui così ci mette un po' di colore e non se ne parla più. Noi abbiamo cercato di studiarlo ed è il risultato particolarmente diverso in questo grafico. Ecco, vedete, sono degli uccellini che si guardano l'un l'altro, poi vediamo qui da parte ancora il suo restauro. È abbastanza interessante, gli specialisti ritengono che si tratti di un tessuto realizzato su telaio, però di questi tessuti, tanto nella zona di Firenze, ma anche Umbra, per esempio, si trovano questi, non quelli copiati da Leonardo, ma comunque di questo tipo. Ed è molto interessante, qui avanti un modo di fare tradizionale. Questo stesso restauratore restaura questo viso. Come vedete, fa un colpo obliquo per segnare la posizione degli occhi e gonfia tutto il viso. Noi lo vediamo già restaurato. Più avanti vedete come è molto più filato il viso, l'occhio è un'ombreggiatura tutto attorno, dunque completamente diverso, il contorno degli occhi è più sfumato. 50 anni dopo si ricorre a un altro restauratore, questo si chiama Mazza, che rifà completamente il lavoro del Bellotti. Il suo intervento è più descrittivo, e difatti vediamo gli occhi, lui non li fa un tratto obliquo, ma lo rifà. Ecco, probabilmente copiandolo da qualche copia che girava. Ma il padre priore si spaventa moltissimo di questo pesante rifacimento, anche perché aveva avuto moltissime critiche. Sale sul ponteggio
di notte si spaventa di questo rifacimento così pesante e fa disfare il ponteggio a nottetempo. L'indomani arriva il restauratore, non può più accedere e rimangono le ultime tre figure non restaurate da lui. E per noi è stato di un certo interesse, perché siamo riusciti a capire come aveva operato uno e come opera questo. Seguono poi quattro interventi importanti, uno nell'Ottocento e gli altri invece nel Novecento. Il più dannoso è quello dell'Ottocento, di questo Varese, un tipo emiliano, testardo, scrive lettere a non finire, c'è una documentazione grandissima, e descrive che lui è capace di restaurare il cenacolo strappando la pittura, mettendola al sicuro sopra un supporto. E la commissione, allora, che si era creata, si preoccupa di questo fatto, fa fare gli strappi dell'uini della Pelucca, sono quegli freschi che si trovano lungo il corridoio per entrare in Brera, e sono distribuiti non tutti a Brera, ma anche in altri musei e anche in collezioni private. Le indicano il posto dove lui avrebbe dovuto operare e si accorge che, non essendo un affresco, non riesce a strappare uno strappo. Però si accorge pure che la colla, che era una colla da falegname, che doveva usare per fare lo strappo, era quello che secondo lui si adattava a far riaderire il colore al muro. Dunque, con un pennello prende questa colla bollente, pennella una zona, ci mette un cencio sopra, un fazzoletto, che so io, poi la stira con dei ferri caldi in continuazione fin quando il cencio era asciutto, e poi prende un bordo e strappa la parte, diciamo, della stoppa. Ma cosa succede? Succede che rovina moltissimo, perché tutte le scaglie che avevano i bordi rialzati, quando lui strappa, vengono via. Qui vediamo un particolare dove ci sono i bordi che si sono completamente persi, ma non soltanto, perde anche il colore, cioè le velature in lacca che si vedono con questo colore più violaceo vengono perse. Intanto è vero che poi vengono ridipinte con un colore, come vedete, dell'abito qui a fianco del Cristo, completamente diverso. E se voi notate, ci sono, questa fotografia è stata fatta all'inizio del nostro lavoro, ci sono ancora residui di colla, quella scura che si vede nelle parti mancanti. Su in alto è qui. Questa colla, nei momenti di maggiore umidità, faceva sì che si diventava muffa, dunque ne arriva parte del cenacolo. E questa colla è rimasta ancora in sede fin quando noi siamo arrivate, e anche sotto il colore che non si è potuta levare. Comunque è stato un guaio veramente grande, perché nel momento che l'aria era molto secca, questa colla spingeva la pellicola pittorica e si cadeva in piccoli pezzettini. Ora, questo tizio poi si permette di fare un lavoro incredibile, senza il consenso della commissione, incide vandalicamente questa zona compresa della mano del Cristo, e poi stucca tutte le parti che mancano e la ridipinge. E naturalmente la commissione anche lì si spaventa, lo frena, perché lui avrebbe ridipinto tutto cenacolo, come scrisse molte volte a loro questa commissione. I restauri che seguono sono del XX secolo e hanno l'unico scopo quello di consolidare, però per la verità non possiamo sapere con esattezza tutti i materiali che hanno usato e quale fosse la metodologia da loro adottata. Vediamo soltanto questo del restauro Pelliccioli, che avviene dopo la guerra. Il momento in cui si levò, un momento, no, torniamo indietro, si levò il tacchi di sabbia che erano posati.
si accorse che il dipinto si era ossidato ed era diventato bianco. Pellicioni lavora con l'Istituto Centrale del Restauro e stende la gomma lacca decerata che abbiamo visto in un campione all'inizio, la stende nella parte retrostante, quella architettonica, lascia un campione lassù come vedete, e la parte dei visi della parte inferiore ancora non viene toccata in questa fotografia. Sembra che bastava che loro camminassero avanti e indietro, che il colore era talmente sollevato, non era aderente alla parete, che si staccava. Ora, è questa che io ho voluto fare, una rapida scorsa degli interventi del passato, che come avete visto con degli intendimenti che si sono realizzati con metodi differenti e non sempre usati. Il nostro intervento invece è iniziato con una profonda valutazione dello stato di conservazione del dipinto, quindi riconoscere quale area fosse necessario mantenere le dipinture e quale invece si poteva approfondire per recuperare il colore originario. Ma da questa stratigrafia che voi vedete vi renderete conto che non è stato un compito assolutamente facile, perché noi abbiamo il colore originario, che è questo blu scuro, ma in questa scaglia di colore concavo si era depositato la ridipintura, ma vedete che spessore. Dunque, dover rimuovere questo spessore era una questione non particolarmente facile. Siamo iniziati facendo le campionature su tutte le superfici, campionature piccolissime, come vediamo. Ecco questa. Qui abbiamo un azzurro che emerge bellissimo, a sinistra, a destra ci sono una velatura, ma a sinistra è ancora peggio perché c'è un grosso ridipintura di grosso spessore molto pesante che a sua volta era caduto, e poi vedete la parte chiara era stato querellato dall'ultimo restauratore per annullare il biancore che emergeva. Cosa dovevamo fare noi per pulire il cenacolo e come avremmo dovuto iniziare? Non sapevamo, con tutte queste materie stratificate sopra. Dunque venne chiamato una dottoressa di Bruxelles, dell'Istituto Centrale IRPA, un istituto di restauro, e lei venne a Milano e cominciò a fare dei campioni per rendersi conto come avremmo dovuto procedere. Ora, la soluzione era un frammento di carta giapponese grande quanto un'unghia, questo che vedete, poi si imbibisce con il solvente che lei aveva studiato, perché aveva parecchi problemi, c'era la parte della cera, poi c'erano le colle, dunque non si poteva usare sempre lo stesso solvente, bisognava differenziarlo laddove era necessario, e poi si andava avanti. Ecco, questo è il frammento posato, che abbiamo posato prima, poi si rovescia piano piano, si vede quello che c'è sotto, però ci siamo accorti che non si poteva pulire in profondità perché la preparazione si rigonfiava e dunque rischiava poi anche di cadere, dunque ci si fermava. E per arrivare a pulire questo pezzo minutissimo bisognava ritornare 3, 4, 5 volte secondo la necessità. Questo faceva parte del vestito di Giacomo, di Giovanni, e lo vediamo più avanti. Dunque ci si spostava, si andava avanti a sinistra, a destra, si ritornava indietro, e per quello che il lavoro è diventato lento, molto lento e difficile. Andiamo avanti. Ecco che ancora abbiamo questo vestito prima a sinistra di Giovanni non pulito, segue quell'altro a destra pulito. Vedete che la materia pittorica non è completa, mancante, però il colore è completamente diverso, e poi ci sono queste pennellate di lacca che determinavano, segnalavano delle pieghe, per esempio. Dunque il recupero è stato veramente difficile, molto lento,
Era una cosa tremenda perché uno si sentiva svuotato. Dovete pensare che la pulitura del Cenacolo non è stata possibile farla tutta prima e poi venire al restauro. Dovevamo farla a frammenti. Dunque si faceva una mano oppure la testa, perché è stato sempre aperto al pubblico. È stata una di quelle operazioni di tanti anni fa, la prima volta aperto al pubblico. Pubblico che non era disciplinato, dunque entravano le scolaresche con i ragazzini che correvano avanti e indietro, facevano rumore. E io dovevo arrabbiarmi con gli insegnanti che non erano capaci di tenere il freno, gli dicevo: ma portatele fuori in piazza, fatele correre, gioire, e tanto non capiscono niente, poco, se voi non le spiegate assolutamente. E poi oltretutto non si poteva, dovevamo restituire alle persone quello che noi facevamo mano a mano. Di conseguenza una figura si cominciava a farne un pezzettino, la testa, i capelli oppure le mani, e piano piano, ma poi la difficoltà di restituire l'insieme, perché quando finalmente avevamo fatto una figura, l'avevamo pulita tutta, l'avevamo restaurata, non sapevamo quello che potevamo trovare poi vicino, se era giusto nella metodologia dello stereo che adottavamo, sì o no. Dunque proprio un lavoro lentissimo. Non tutto si poteva pulire poi col soffitto. Vediamo questo caso, per esempio, è il cielo retrostante a Cristo. Noi vediamo soltanto la fine della pennellata. La pennellata iniziava all'inizio, ma però questo colore era stato mischiato con la calce. La calce non è solubile, per cui il solvente non le faceva nulla, dunque abbiamo dovuto lavorare soltanto col bisturi, con un forte ingrandimento del che era stato da noi dato, pagato dall'Olivetti, che è stato il nostro sponsorizzatore ed è stato uno sponsorizzatore di grande pazienza e grande eleganza, perché ci ha dotato sempre di tutto. Questo poi è andato quando abbiamo finito il lavoro a Brera. Ma notate qui la parte sinistra, il cielo, come viene fuori, vediamo destra invece che è annullato, e questo purtroppo di sotto non c'era più nulla, dunque girare intorno tutte queste scaglie col bisturi piano piano, non si poteva lavorare per ore e ore sopra la stessa zona, perché gli occhi poi non si vedeva più nulla, quando si andava fuori si camminava così a zigzag, perché non avevamo più neanche la possibilità di andare dritti. Dunque è stata una conquista lenta e sofferta proprio anche per la fragilità del colore. Vediamo un altro caso. Ecco questo, per esempio, vedete, c'è il colore sottostante originale azzurro, di sopra c'è stata una stuccatura rossa, ma questa stuccatura rossa era molto cenace, molto forte, dunque molto difficile da arrivare a recuperare questo sotto, dunque si faceva al giorno piccoli movimenti tutto attorno alle scaglie piano piano, poi si fissava, poi si lasciava, poi si riprendeva. Insomma, è stato un lavoro da castigo, io direi. A pulitura della zona avevamo il problema di come si doveva integrare le parti mancanti, come dovevamo risolvere questo problema. Questa è una campionatura che io vi faccio sempre mostrare, perché la prima figura, quella di Simone, abbiamo intonato con un neutro leggerissimo, ma poi ci siamo accorti che non andava assolutamente bene, perché andava bene per Simone, però per la figura che veniva dopo assolutamente non reggeva. Per cui abbiamo dovuto studiare una metodologia. Noi vediamo la prima sopra, questa più chiara, dove si vedono piccoli frammenti di colore originale, il resto non c'è nulla. E si vede la preparazione e l'intonaco, non essendo planare tutta la superficie, era su diversi piani. Dunque se io prendevo un pennello intinto in un acquerello leggermente scuro, la preparazione beveva moltissimo, diventava scurissima, e l'intonaco invece rimaneva chiaro perché non assorbiva. Dunque abbiamo dovuto studiare una metodologia, fare dei tratti piccoli piccoli. Questo è un campione di quello che doveva essere il restauro. Per esempio qui abbiamo il B
dove sono i piccoli tratti, una prima parte, diciamo, di sequenza, ma poi sopra questo abbiamo avuto la necessità di alzare, perché questa era una zona dietro Cristo architettonica, non potevamo lasciarla chiara, era nata nera, dunque dovevamo avvicinarsi a un colore più che poteva reggere. E abbiamo fatto degli altri tentativi di piccoli tratti, piccolissimi, che qui non si vedono ma sono minutissimi, e arriviamo a quell'altra, il C, a quell'altra, il D, e ci siamo fermati a questo livello di ritocco finale. E lo vediamo dove è stato fatto questo lavoro. L'abbiamo fatto sulla parte dell'architettura retrostante Cristo. Vedete che è tanto scura, vedete le parti scure che si notano, e il nero che era rimasto del colore del nord-est, ma noi dovevamo rispettare per poter restituire una lettura con più facilità. Era una situazione molto compromessa, perché c'era un'abrasione, c'erano lacune su diversi livelli che ponevano proprio dei grossi problemi. E qual era il modo più corretto per integrare, per raggiungere una equilibrata lettura? Noi siamo arrivate a restituire questa parte architettonica, ma dalle altre parti, come vediamo, da vicino dei particolari, non abbiamo restituito niente del colore, c'è soltanto la parte destra in basso, vedete che è leggermente iniziato tonale con questo rigattino azzurro molto leggero. Dunque si abbassavano queste mancanze con un colore addirittura più finissimo, fatto ad acquarello, dunque rimaneva anche molto morbido, anche perché un domani poteva essere assolutamente avere la possibilità di essere levato. Vediamo un poco come si è condotto questo. Vediamo le lunette che poggiano su un'architrave, e al centro di ognuno di esse ci sono le casate degli sforzi degli estensi. Ora, questo parte era stato, come avevo spiegato prima, condotto diversamente da Leonardo, dunque aveva dipinto sopra questa cesura di calce bianca. E io me l'immagino Leonardo salito sul ponteggio per primo, vedendo tutta questa parete bianca, cosa avrebbe dovuto fare? Sale e comincia a disegnare nella parte centrale la lunetta. Per me questo è stato il primo disegno suo. Ed è particolarmente interessante perché è caduto il colore nella parte centrale, vedete? Dunque emerge un disegno sottostante, lui non fa lo scudo come voi lo vedete adesso, sotto ci sono dei segni neri perché l'aveva fatto poligonale. E nella parte inferiore destra vedete un disegno più pesante, vediamo, ecco. Questa zona dove è indicata dalla freccia, lui disegna un biscione fuori dello scudo poligonale. Questo bisogna, e si vede che è proprio disegnato da Leonardo, perché c'è questo tratto che parte dall'alto verso il basso, lui disegna con la sinistra. Ci siamo chiesti se fossimo stati fortunati di trovare il disegno ovunque. Dunque, con le indagini ci siamo spostati verso altre parti. Possiamo andare avanti. Ecco, abbiamo fatto questa rifotografia infrarosso che è adatta per studiare, per scoprire il disegno. Però c'era una materia molto pesante, sotto non si vedeva assolutamente niente. Questa materia pesante, studiata nuovamente, facendo un'altra analisi, andiamo avanti, ecco, lo vediamo, è sempre lo stesso fronda di foglie, di frutto, si vede che è ridipinto, perché segna lo scuro completamente, dunque è una ridipintura. Però guardandolo ad occhio nudo, andiamo avanti, ecco, vediamo che dove c'è la freccia
Al di sotto della mela si trova un colore molto vivace. Andiamo avanti ad un altro esempio. Ecco, vediamo questi datteri, per esempio. Sotto li troviamo di un colore rosso. È Leonardo questo, colore rosso. E lui fa uno scuro nella parte sinistra. La ridipintura, come vedete in questo dattero, invece, con questo colore beige, fa lo scuro dalla parte destra. Dunque era di alta tonalità quello che aveva fatto Leonardo. E sembra che questa ridipintura sia avvenuta poco tempo dopo la fine del dipinto, perché sono state fatte delle analisi e sembrano che i leganti siano della stessa natura di quelli eseguiti da Leonardo. Andiamo avanti. Ecco, una stratigrafia, vedete, cioè si leva un frammento, si mette sotto il metro proprio per vedere, studiare. E vediamo che questa parte più bassa del verde, quella che è avvicinato al bianco, è di un verde molto brillante, e quella di sopra invece è un verde opaco. Dunque tutte le foglie, questa è la foglia del melo, ma tutte le foglie sono state completamente ridipinte. Andiamo avanti. Ecco, qui la vediamo, questa parte, ancora prima del restauro, molto confusa. Vediamo questo elemento, questo infissi di ferro, che si vede al lato dello scudo, che erano state messe quando le lunette erano coperte dalla calce, forse erano state imbiancate nel tempo della peste. E poi questo, non sapendo i frati che sotto c'era un disegno, avevano messo in fisso queste cose che sostenevano le tende che tiravano nei momenti di maggiore umidità. Ora vediamo questo già restaurato. Notate, c'è una preparazione di fondo rossa molto anomalo, perché lo si fa soltanto negli affreschi, qui non era un affresco. E emergono tutte queste mele, pere, prugne. Vediamo in particolare, ecco, come una ricostruzione nostra che abbiamo fatto. Azzurro doveva essere il fondo e doveva essere lapislazzuli, serpente. Dorate era lo scudo, le lettere latina, i nastri svolazzanti, tutte di un'eleganza veramente, una decorazione preziosa. Era, forse significava queste ghirlande appese nel vuoto, dietro forse doveva significare il cielo con probabilità. Vediamo alcuni particolari. Questi sono i datteri che noi abbiamo visto da vicino, che erano rossi e sono diventate beige. Andiamo avanti. Ecco, queste pigne, per esempio, il restauratore che ridipinge le lascia, queste pigne, però rifà il verde. Andiamo avanti. Queste sono le pere e mele, e direi che sono una bellezza straordinaria. Il gioco chiaroscurale delle foglie verdi. Purtroppo noi li vediamo poco perché sono molto in alto e non molti particolari vengono persi. Andiamo avanti. Il lavoro è proseguito poi con la parte del riquadro, e due sono i rifacimenti che non è stato possibile rimuovere perché non era possibile recuperare l'originale, e come il soffitto e gli arazzi. Si erano fatte dei campioni là anche lì per vedere se c'era qualche cosa di sotto del soffitto, però ci siamo resi conto che non c'era assolutamente niente. Noi abbiamo recuperato soltanto una fascia a destra. Ecco, come notate, è una fascia molto a braso, però la scansione, il ritmo dei lacunari è completamente diversa che quella che era stata rifatta nei toni di grigio, vedete, completamente diverso. Andiamo avanti. Ecco, si vede
da parte, e lì ci siamo fermati perché andando avanti non c'era più nulla. Abbiamo fatto una ricostruzione grafica. Ecco, vedete, così avrebbe dovuto essere il soffitto, molto più profondo. C'è una fascia lignea che delimitava poi questi lacunari e il fondo era blu scuro. E c'è questo ritmo che lo si vede anche sulla sinistra di queste righe rosse che contornavano invece il cassettone. È molto particolare, dunque. Noi abbiamo adesso una zona, quella del soffitto, che non è di Leonardo ed è molto banale, insomma. Andiamo avanti. Vediamo gli arazzi. Gli arazzi sono state anche queste rifatte. Forse la grande fragilità della stesura scura di base ha convinto il restauratore del Settecento che fosse più facile esportarla, levarla e rifarla secondo i propri convincimenti, con una tonalità cromatica completamente diversa da quella fatta da Leonardo. E avanti. Ecco, anche questo è una banalità incredibile, non si può dire che questo sia Leonardo, una base verdastra, è un disegno degli arazzi molto confuso. Noi abbiamo visto nella coppia di Jean Pietrin, che è la Royal Academy di Londra, la coppia della stessa grandezza del cenacolo, di proprietà della regina, e venne da noi a Milano per studiarla e siamo state particolarmente contenti perché ci ha aiutato in moltissimi casi per capire com'era tutto. La stessa grandezza del cenacolo. Ora vediamo nei particolari, dietro le figure c'era questa tappezzeria, erano dei mazzolini di fiori, queste le abbiamo riprese da quello che avevamo. Andiamo avanti. Ecco, però nell'ultimo arazzo che noi avevamo fatto, per quello di sinistra, inaspettatamente è uscito questo mazzolino di garofani, bellissimo, morbido, non era così rigido come l'interpretazione che ne aveva fatto Gian Pietrino. Purtroppo è solo questo e qualche briciola di colore qua e là di quello che rimaneva. Ma vediamo la palette totale. Ci rendiamo conto che ogni personaggio ha davanti a sé due piatti, uno per porre il cibo e uno per lavarsi le mani. Le tre portate, quelle del centro senza nulla, le altre invece con del pesce. E poi distribuito ovunque, panni bellissimi in primo piano, e bicchieri di vino, aranci, serie di dettagli studiate con particolare raffinatezza da parte di Leonardo. E poi risente questo modo di fare le nature morte, dei contatti con la pittura fiamminga. Ora vediamo particolare. Ecco, un piatto pieno d'acqua, quasi d'argento, il bicchiere sta davanti con un colpo di luce esterna e interna, di là si vede questo piatto colmo di acqua, si legge di nuovo. Ma andando avanti, vediamo invece quest'altro piatto, illuminato nella parte quasi sinistra, dentro poi Leonardo la luce la riporta anche nella parte destra, perché era... sono fatte di peltro, dunque ricevono molta luce, non soltanto, ma prendono il colore dell'abito che sta sopra, dunque il bordo del piatto in questo caso diventa rosso. E la tovaglia è di fresca stiratura. E qui vediamo un altro piatto con una porzione di pesce e un arancio, uno spicco d'arancio che diventa doppio perché si riflette nel piatto.
andiamo avanti e vediamo il, le figure del gruppo a destra. Sono figure che sono addossate uno all'altro, sono appiattite nello sfondo, vedete il colore alterato, scuro, brutto direi, proprio pesante. E lo vediamo invece dopo. Il restauro ha consentito di recuperare l'originale spazialità tra una figura e l'altra. Le figure hanno acquistato volume, potenza, inaspettate, le finezze nel disegno, nei passaggi del colore. Ritorniamo a rivederlo quello prima, vedete la grande differenza? È veramente incredibile. Avanti. Ecco, prendiamo l'ultima figura, Simone. È una figura veramente lasciata da queste tre ultime che quel restauratore non ha potuto toccare, ma è completamente persa. Abbiamo il viso dove manca l'orecchio completamente, c'è una grande barba proiettata in avanti, c'è un segno nero che gira intorno al viso cercando di farlo, metterlo maggiormente in rilievo. È proprio deformato il profilo. E la nuca non è definita, persa e fusa nel fondo. E l'attuale intervento ha messo in rilievo la proporzione, vedete, completamente diverso. Dell'edizione originaria è una figura diversa, più severa, le parti meglio conservate, che sono quelle del collo, esaltano il movimento di torsione della testa e dei tre quarti, non è di profilo. E anche la veste, possiamo tornare indietro e vedere di nuovo. Ecco, notate come è scurita, particolarmente non si capisce più quale sia il colore originale. Ecco, e qui emerge il colore, il vestito sotto, bianco, grigio argento. Il paglio invece è bianco rosato in un crescendo di abbreviature di rosa violaceo, un gioco direi di pieghe di straordinaria bellezza. Si vede il vestito sotto di stoffa quasi pesante, mentre il paglio invece è setoso, si vede le pieghe così nervose, stupendo, bellissimo. Vediamo la figura di Filippo, qui il vestito è completamente rifatto. Andando avanti vediamo le mani. Le mani sono completamente rifatte, sono ricompletate, vedete il mignolo è della stessa lunghezza dell'anulare, sono rafforzati i contorni e le stesse caratteristiche si notano nella mano destra dove si ricostruisce il mignolo a uncino. Dopo il restauro si è ottenuta una maggiore nobiltà, mobilità, è una maggiore morbidezza, cade dito uncino, non esiste. Il volto dell'apostolo, eccolo, notate, è statico, il collo è fortemente ripassato, la bocca è chiusa, è fisso lo sguardo, il profilo è scuro completamente, c'è uno strato corposo sopra i capelli, è riventato anche l'occhio, mentre si recupera invece nel restauro la parte chiara, rosata, le mezze luci che hanno animato il volto. Ora c'è una partecipazione al dramma, una sofferenza patetica di grande bellezza. Vedete, c'è questa ciocca che si è recuperata inoltre, c'è anche il taglio del collo completamente diverso, poi le labbra grosse qui sono leggermente aperte, un viso bellissimo. E qui il nostro ultimo personaggio, Matteo, che in questa fotografia del 904, abbiamo una serie di fotografie del 104
piuttosto interessante, ancora si usavano le lastre. E arrivano lui veramente incredibili. Questa invece è una fotografia di quando Pelliccioli aveva fatto il restauro. Vedete che c'è una certa differenza, per esempio, nel naso. Però la commissione non le permise di andare avanti a pulire. C'era Brandi che assolutamente non voleva che si toccasse nulla. E la fisionomia è la fisionomia di una persona, diciamo, di una certa età, quella dal 1904. C'è una linea scura che accorcia il collo, proprio le dimensioni, la bocca è chiusa, il viso di una persona proprio non più giovane. Sempre i capelli scuri, l'incarnato è ridipinto anche in toni particolari, questa parte del che ha eseguito Pelliccioli. Ora, dopo il restauro, notiamo la differenza. Differente colore dei capelli, ricci, biondi, un giovane profilo classico, le labbra morbide, non c'è barba. E l'ombra portata sull'apostolo Taddeo e si è ritrovato la linea sinuosa del collo che fa proiettare il personaggio in avanti. Ecco, vedete, è veramente un recupero meraviglioso. Non si tratta soltanto di un recupero originale, ma anche di un mutamento dei dati somatici e fisionomici. Da tutto l'immagine traspare lo stato emotivo che Leonardo aveva voluto infondere. E direi che con questa bellissima immagine concludo il mio intervento ringraziandovi della vostra attenzione. Chiedo a Monsignor Cattaneo di concludere la serata. Okay. No, è soltanto per prestare la voce, immagino, a tutti voi e dire grazie. Posso anticiparvi che ci sono trattative segrete per valutare se riusciamo a coinvolgere la signora Brambilla per il restauro di parte di San Francesco. Naturalmente ci dovete sostenere. Naturalmente ci dovete sostenere. Io lo spero molto, con il sostegno di tutta Saronno e di tutti quelli che vengono anche da tutto il mondo, purché apprezzino il lavoro di Pinin e la nostra Chiesa, che forse ognuno si merita l'altra. Reciprocamente diciamo che si meritano. Va bene così? Buona serata, grazie.